Un altro derby che verrà difficilmente dimenticato. Sacchi in passato aveva ringraziato in due o tre occasioni Trapattoni e non si aspettava certo un rotondo 3-0 come quello di oggi. D'altro canto persino Alessandro Manzoni schierava centravanti di sfondamento come Boninsegna e non Klinsmann nei derby dei suoi tempi. Oggi Serena invece preferisce un ruolo più romantico. Il fidanzato del derby, Renzo. Andrea Pazzagli, primo derby. In questo clima manzoniano vuol fare il bravo lei? Ma ci proverò, ci metterò il massimo della carica possibile e speriamo che basti. Hanno posato tutti per Franco Bruno, quelli dei Promessi Sposi. Renato Pozzetto però preferirebbe un ruolo di sostanza. Su quello che farà i gol oggi. Segnerà tre volte. Al derby numero 208 ci sono cani smarriti senza collare e i soliti giapponesi che dopo Rockefeller Center vorrebbero comprare anche la scala del calcio. Giovanni Galli ha rubato a Pazzagli il posto in panchina. L'Inter è senza Matteoli. Trapattoni inventa Breme mediano centrale ed il tedesco si alterna con Cucchi nella marcatura di Donadoni e Rijkaard. Mandorlini aspetta Evani. Morello copre la fascia sinistra, Serena si accentra e Klinsmann svaria sulla destra. Sembra una partita su misura per i nerazzurri. Il Milan, privo di Ancelotti, trova difficoltà nell'esprimersi al meglio, ma all'Inter manca la spinta che Breme fornisce di solito sulla sinistra. Vanno avanti i nerazzurri, ma manca decisione nelle conclusioni. Nel finale del primo tempo, tuttavia, cresce il Milan e Donadoni, grazie anche al prorompente Baresi che arriva da dietro, tenta con Van Basten di procurare guai alla retroguardia nerazzurra. Donadoni cerca di ripetere la prodezza balistica fatta contro la Juventus. Nonostante i tentativi rossoneri, tuttavia si giunge alla fine del primo atto con la netta impressione che poco potrà mutare nella ripresa. Ma il secondo tempo invece è tutta un'altra cosa. Su un errore della difesa dell'Inter, Van Basten inventa il suo primo gol in un derby. Mandorlini alla fine dirà. Era così un fallo laterale dalla parte opposta, un giocatore ha fatto più o meno quasi tutta l'area con la palla al piede in pari di Baresi. Qui ha servito sta palla così nel movimento di Van Basten, lui è stato bravo nell'esecuzione, però sicuramente ha aiutato molto da noi. I nerazzurri cascano nella rete del fuorigioco rossonero talvolta e qualcuno si innervosisce. Baresi si prende una botta di Klinsmann, continua con il braccio sinistro fratturato e ne avrà per 40 giorni. L'Inter si avventa per pareggiare, c'è qualche protesta di Serena maltrattato da Rijkaard, poi il raddoppio di Fuser. I nerazzurri contestano. Forse vorrei prima vedere la televisione, però la mia sensazione primaria è quella di essere in anticipo su di lui e di essere stato spinto via in maniera irregolare. Così dice Ferri e la partita attraversa qualche momento difficile. Non tutti si comportano da santi. Berti viene sostituito da Bianchi. Ruud Gullit intanto se la gode in tribuna. Pochi minuti direi alla fine di questo derby che il Milan sta vincendo per 2-0. Allora, prima di tutto, un giudizio su questa tua squadra che direi si è battuta con molta umiltà in campo. Sì, penso che tatticamente abbiamo giocato meglio che Inter. Loro hanno calciato la pallone sempre in avanti, ma non hanno trovato un compagno. E tatticamente abbiamo giocato meglio e abbiamo segnato due bellissime gol e sono soddisfatto. Il terzo gol rossonero è di Massaro su imbeccata di Evani, quando l'Inter è ormai sbilanciata in avanti. Al presidente Pellegrini il 3-0 non sta bene. Ma che mi pare che il risultato non rispecchi l'andamento della partita. Onore e merito al Milan, sicuramente, che ha vinto una bella gara. Però la partita è stata equilibrata fino al primo gol. Ernesto Pellegrini, lasciando lo stadio, ha detto ma insomma questo risultato non rispecchia molto quello che è stato l'andamento della partita. Sì, in effetti è un risultato più rotondo dell'andamento della partita e dei valori in campo. Direi che poi il primo gol è quello che ha spostato gli equilibri, frutto di una prodezza di un fuoriclasse. Giovanni Trapattoni, tatticamente mi sembra che questo spostamento di Breme al centro e Mandorlini su Evani doveva chiudere le strade al Milan e nel primo tempo è stato così, poi nel secondo tempo è successo qualcos'altro. Sì, non è che sia successo qualcos'altro, sulla prima rete forse siamo stati
un po' indulgenti nel, dal momento che abbiamo lasciato che un giocatore portasse la palla e quindi per 30-40 metri diagonale e facesse questo passaggio. Dopodiché certi meccanismi saltano, direi che invece quanto hai posto in rilievo è sicuramente stata la mossa determinante ai fini di quella bella espressione calcistica che abbiamo potuto offrire nel primo tempo. Diego Fusera, hai ringraziato Riccardo Ferri? Ma no, però secondo me la cosa importante è che quando un'incominciazione ci vada convinto fino alla fine. Io sono stato convinto fino alla fine e l'ho indotto a sbagliare, ecco. Poi logicamente ben per me, ecco. Sai chi se lo sarebbe mai sognato un 3-0 così? No, però io non mi sogno neanche di perdere, e invece capita qualche volta che perdiamo e qualche volta che vinciamo 3-0, allora vuol dire che momenti felici, poi si alternano momenti meno felici. Adesso godiamoci questo momento felice e sperando che possa continuare il più a lungo possibile per la felicità di tutti i milanisti, del nostro presidente, dei nostri giocatori e anche un po' la mia.